Signori, bentornati sempre qui sul canale. Oggi dobbiamo provare un mazzo che secondo me adesso può dire la sua. Stiamo parlando di un mazzo che il cui fulcro, il cui perno gira tutto attorno alla carta, ovvero il Cerebro. E sapete benissimo cosa ne penso del Cerebro. Però siccome ho preso Nocturne dei Token, che è una carta alla fin fine che serviva un Cerebro, perché il change location è molto importante, perché Cerebro soffre le location ma tanto. Quindi senza perdere ulteriore tempo andiamo subito a vedere il mazzettino di oggi. E prima di farvi vedere il mazzettino voglio aprire con voi questa variantina così random. Ma spero che non sia una pixel, così che possiamo. Ok, non è un buongiorno oggi. E il mazzo è il seguente: il bel Cerebro 5 con la cap, con Omega Red, Doom, Enchantress come Tech Card. Abbiamo Nocturne come Change Location. Non ci abbiamo Mistica, ma ci abbiamo Luke Cage. Perché Luke Cage, visto che è una carta di forza 4? Perché Cerebro non solo soffre le location in cui danno punti forza oppure ne diminuiscono la forza, ma soprattutto anche delle carte che possono dare un malus ai punti forza dell'avversario, per il Ciclope, per i Manfing. Quindi tutte queste carte qui in qualche modo le andremo a counterare con il nostro bellissimo Luke Cage. Quindi non solo andremo subito a giocare il mazzo, ma speriamo di fare dei buonissimi game. Ecco, vedi, già subito Necrosha. Necrosha, alla fin fine potremmo sostituirla con Nocturne oppure mettere un Luke Cage potentissimo che ci serve comunque anche per Lizard, Luke Cage, così che non siamo forzati a fare Enchantress nella location di Lizard. Tu vuoi rompermi? Tu sei un Loki e tu vuoi rompermi. Facciamo Silk, dai. Due Silk che si spostano comunque è molto bello. Spero che tu non abbia preso Cerebro. E sì, io ogni volta che gioco un Cerebro non mi capita mai Cerebro. Quindi tentiamo di rompere questa maledizione. Due Nocturne mi gustano. Così che abbiamo due Change Location, capito? Ok, abbiamo Spider-Man a uno. No, la cap no. Non mi prendo né Cerebro. E neanche Omega Red, grazie. Mi ha preso Cerebro. Cioè, ma guarda tu quanto sto è impattante Gladiator comunque contro un Cerebro. E perdonami, bello Ant-Man. E potremmo fare una bella cosa. Io vorrei togliere Londra di sinistro, ma non ora. Non ora. Vorrei togliere Machine Ward? Potremmo togliere Machine Ward. Anche se non è una location che mi dia tanto fastidio. Onesto. Oddio. Togliamo Necrosha e poi valutiamo se fa schifo la location la cambiamo con Nocturne. Altrimenti cambiamo Londra di sinistro per il turno 6. Quindi adesso facciamo così e così. No. Così che poi, sperando che noi non ci clucchiamo, possiamo fare Doom. Turno 5, magari. Lì. Ok. Non utilizziamo la location. Va bene. Non ci interessa andare a sinistro. E Nocturne via. Tant'è che alla fin fine ci interessa. Al turno 6, magari con Doom potremmo fare robe. Magari sì. Che cos'è che c'è? Cittadella stellare, va bene. Rip. Ora. Oddio, potremmo cluggare. E come? Non possiamo cluggare. Facciamo Polaris Lizard, magari. Facciamo Polaris Lizard. Io Nocturne dovrei farlo comunque. Nocturne dovrei farlo, sì. E poi valutiamo per Lizard. Vediamo se utilizzare Luke Cage turno 6 oppure Doom e chiudere tutte le location. Ok. Guarda quanti rimbalzi fanno ste robe. No, vabbè, tanto. Buono. Non mi deve prendere Enchantress. Omega Red ha preso. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Ha preso giusto giusto Omega Red. E per essere ci abbiamo. Non ci abbiamo nulla perché lui c'ha Enchantress. Non ci abbiamo assolutamente nulla. Io direi di fare Doom e sperare. Però, boh. Teoricamente, facendo questo, noi chiudiamo tutte le location possibili e immaginabili. Io non so se basta questo, ma non credo. Perché Omega Red dà il più 3 a tutte le location. Non lo so. Onesto, non lo so, non ho idea.
Però teoricamente lui dovrebbe avere Red Hulk magari. Red Hulk e Doc. Hobsummer. Agente Coulson. E va a 20 puliti. Ecco, vedi, questo non doveva succedere. Questo non doveva succedere. Bene, Rip Celebro, mi fa piacere che comunque il primo game mi mette contro un gladiatore che mi distrugge tipo le carte essenziali del Celebro, quindi molto bene. 3487, mondo di Mojo, va bene, non è che ci interessa più di tanto, anzi ci può essere veramente molto utile il mondo di Mojo. X-Mansion, X-Mansion, insomma, non è bello X-Mansion. Vai, Silk. Ok, spostati intanto. Via. Ora. Nocturne, no? Nocturne la giochiamo. Vediamo la terza location. E frate, che palle però. Ma che palle. Ma che palle. Vabbè, Nocturne si prende il meno uno Silk, va bene. Luke Cage. È il suo, sì, è il suo. Non mi dare una carta più forte del 5. Valentino gli ha dato. Godo? Non lì, frate, ma non lì. Va bene, tanto c'è la Luke Cage per essere. Ora, sì. Luke Cage. Glielo potrei anche togliere Luke Cage, ma forse attenderei. Attenderei, sì. Farei la K. Sì. Farei la K, turno 5, vediamo quello che ci può capitare. Il Lich, perfetto. Addio Enchantress, molto bene. Ok, ovunque. Guarda, 1 e 2. Comodo. La cap comunque messa qui, insomma, che si sposta. È malvagio questa cosa. E Silk si sposta, sì, Silk si sposta, ok. E mi servirebbe Luke Cage. Se abbiamo Luke Cage potremmo fare Celebro e Luke Cage comunque. On Devita. Vabbè, facciamo così. Blink. E sti cazzi? Doni piazzi? Non è particolarmente bella questa situazione. Dove vai, Silk? Non mi andare dove dico io. Dammi al centro almeno. Dammi al centro. Mai nella vita. Mai nella vita. Mai nella vita. Mai nella vita. Ecco qua. Perfetto. Se tu mi dai Doom, comunque, perché lui mi snappa? Perché lui ha robe. Non mi dire che lui c'è Enchantress. Enchantress è finita. Boh, io Doom me lo faccio, io non posso non collare sta roba. Nel senso, perché? Perché? Come fa a vincere lui? Così. Nebula? Non basta? Cannonball. Ha perso. Ma perché sta roba? Ma che vai! Come non usufruire di Cannonball al meglio? Comunque, vabbè. Celebro a 5. E lui. Vedi, vedi. Se c'è Celebro cambia tutta la suonata, capito? Perché sono. Cioè, diventano tutti un Celebro a 7, capito? Aspetta, non ho riscattato la missione. Ho finito l'acqua, raga. Ho finito l'acqua. Ho già bevuto due bottiglie d'acqua oggi. È bello, però io devo scappare al bagno. Avatar di Zero, non sei infinito. Ok. Isola Muir, vedi, vedi, Isola Muir non è bella. Io butterei intanto Antman qui. Ora, serve Nocturne per togliere l'Isola Muir assolutissimamente. Perfetto, Cosmo Cremesi. Ora, dammi un'altra location in cui non posso giocare Nocturne e siamo a posto. Spero che non abbia preso Cerebro quel cable. Santuario va bene. Reality va bene. Reality va bene. Reality va bene. Nocturne. Nico Minoru. Mind. Belle combo gli compare. Poi con la Mind. Va bene. Lasciamo sta roba. Facciamo Nocturne. Facciamo Mega Red. Va. Facciamo Mega Red qua.
Non me la fido di metterlo su Ant-Man, onesto. Quinjet. Ok. Vabbè, no. No, non stiamo. Non siamo proprio in grado di fare delle location umane. Oddio, potrei fare Polaris comunque. Cercare di cluggare. Teoricamente, non sarebbe male come idea. Poi è turno 5. Devo per forza fare Doom, però. Altrimenti potremmo fare la cap. Altrimenti potremmo fare sì la cap. Altrimenti potremmo fare sì la cap. Che c'ha lui, Loki? Da poter utilizzare. Lui mi ha snappato perché? Perché mi ha preso un ulteriore sire, bro? Penso proprio di sì a sto punto. E Omega Red, va. Omega Red è qua. Mondo del Mojo. Ok. Fuck. E Doom qua io non so se basta. Doom qui non so se basta, onesto. E perché? Perché alla fin fine... Ok che la cap si sposta qui. Raga, io senza Sirbo sto mazzo comunque... Boh, e olè. Vabbè, l'ha preso lui! Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Che ha preso? White Queen. Non ci voglio credere. Vabbè, ma scusa, ma teoricamente se vai in me... No. Non ci voglio credere. Dai, ma quanto è scriptata questa cosa. È impossibile che con tutte... 12 carte nel mazzo, io non mi ricordo quanto avevo pescato. Ma Cable mi prende Sire per il turno 2. Ma scusami. 1008. Madonna, ti snappo in faccia. No, aspetta, aspetta, ragiona. Silk. Silk, Cerebro, stavolta ce l'ho il Cerebro. Stavolta no, devo snappare. Devo snappare per forza. E cazzo mi fai remoto? Deficiente. Va bene, Saspot, che cazzo è questo? Un tribunale? Sì, va bene, un tribunale, vabbè. Un'alta evoluzione, che cos'è? L'alta evoluzione potrebbe dire la sua, sì. Sì. Ma fortunatamente gli ho messo gli uccheggi a sto mazzo, altrimenti questa era da quittare instant. Ora, Regno dei Morti. Regno dei Morti e Wart. Nei morti e Wart. Sirebro subito. Ma Sirebro aspettiamolo magari. Aspettiamo Sirebro. E giochiamo Polaris magari. Giochiamo subito Polaris in qualche modo. Poi Omega Red turno 4. E poi Doom turno 5. E poi possiamo fare Sirebro Luke Cage magari. Sì dai, ci sta come play. Dai, ci sta. Aha. Armor. Vabbè, normalissimo, prassi. Ok. Dici ritorni lì. Ok. Guarda tu quella Misty. Lui farà Ciclope adesso, turno 4 è assicurato. Io potrei fare... Uno. Stai calmo. Io Mega Red lo devo fare. Non credo abbia Enchantress sto ragazzo, eh. Non credo abbia Enchantress. Spero che non mi faccia il leech. Cioè, vuoi vedere che questo qua adesso mi spara un leech in faccia? Ciclope. Ok. Ci sta Ciclope. Io adesso devo fare Doom. Ok? Siamo d'accordo su questo? Io devo fare Doom. Devo fare Doom e poi turno 6 gli spari Cerebro, Luke Cage e vai con Dio. Ok. Ora Cerebro qui, Luke Cage qui. Magari. Aspetta, facciamo il contrario. Facciamo Luke Cage qui e Cerebro qui. Magari. Ma glielo spudi qua. Sì, glielo spudi qua. Glielo spudi qua. Anche perché penso che lui vada a giocare qui. Vada a giocare lì, sì. Peccato che non c'ho la cap, quindi è un po' tutto casuale per la Silk dove va a finire. Ma sai che c'è? Ma dai, giochiamola così.
Guarda, Silk, dammi... Esatto, poi... Ok, ritorna l'Overy. Madonna, m'ha fatto perdere 16 cubi sto maledetto del Cerebro, raga, non provate sto Cerebro, vi prego. Il prossimo che mi viene a dire che il Cerebro è un mazzo divertente, gli sputo in un occhio prima di tutto. Poi gli faccio fare la capoeira col Dr. Doom, santo Dio. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi, bella lì.